Dunque, come è stato entrare nella famiglia di Un Posto al Sole? Immediatamente devo dire che io non desideravo altro da tantissimo tempo. Io ho sempre desiderato entrare nella famiglia di Un Posto al Sole. Quando mi hanno chiamato per fare questo personaggio che erano, si trattava di poche pose. Insomma, l'ho fatto con tanta felicità, contentezza, ma con poca convinzione, sono sincero. Quando sono stato richiamato, poi mano a mano, e questo mio personaggio ha avuto sempre più spazio, ha avuto un nome proprio per chi non ce l'aveva, Salvatore, addirittura ha avuto una casa, un hobby, addirittura un fidanzato, ha avuto tantissime cose che tanti altri personaggi non hanno avuto. Io sono letteralmente andato al settimo cielo, perché io ho piacere, a me mi piace stare in Un Posto al Sole. E poi loro, è una grande famiglia, io ho trovato tantissimo affetto nella troupe, sul set, sia la troupe esterna che la troupe interna. Ho trovato tantissima professionalità e nello stesso tempo calore umano che soltanto al nord, soltanto al meridione noi possiamo avere. Allora, tu mi chiedi, come si dice a Parigi, all'acquaiolo se l'acqua è fresca, io che ne posso sapere. Allora, adesso sono entrato nel mood di Cherry, perché Cherry è un po' così, un po' naif. Allora, perché il personaggio di Cherry, questo vigilotto un po' borderline, piace? Non lo so, sicuramente gran parte l'avrà l'attore che lo interpreta, no? Con la sua simpatia, non voglio dire la bravura perché sarebbe come autocelebrarsi, però io credo che sia un giusto binomio tra la verve dell'attore e il personaggio scritto e definito dagli autori, che hanno scritto proprio sull'attore questo personaggio. Cerruti, Vigile Cerruti, Sasà, nasce, è nato, mano a mano, è stato un work in progress. All'inizio non era un vero e proprio personaggio, si è creato dopo. E io credo che il personaggio sia molto importante, perché lui stesso veste i panni di un uomo maturo, avanti negli età, con una divisa, che è omosessuale. Noi sappiamo benissimo la tematica quanto è importante, ma giustamente parlando del sociale, una delle piaghe che ci sta, ovviamente, una delle tante piaghe che ultimamente ci stanno massacrando nel vero senso della parola, è l'omofobia. Quindi un personaggio che con la sua leggerezza, ripeto, un uomo di 50 anni in divisa, che ha paura di confessare la sua diversità, messa in prima serata, possa dare un messaggio positivo a quelle famiglie che sono tante, che seguono questa soppopera. E non voglio, insomma, adesso prendermi i meriti di chissà quale io beneficio possa portare alla società, però se c'è almeno un papà, un nonno che può immedesimarsi, non dico nel vigile gay, ma almeno nel fratello del vigile gay, può rendere più comprensiva questa tematica e magari far accettare anche la diversità di un proprio figlio, di un proprio parente, credo. Le ispirazioni per questo personaggio mi vengono innanzitutto istintive. Sono istintive perché l'attore mette molto di sé nel personaggio. Però poi, come ho già detto all'inizio, sono gli autori che poi definiscono un po' la struttura. L'attore è, diciamo così, la struttura ossea, la carne, la pelle, i vestiti ce li mettono gli autori. Poi è comunque una sinergia, come potrei spiegare, è un lavoro a tre mani dove se manca una di queste tre componenti, mi riferisco a quella dell'attore, a quella del personaggio, a quelle che lavorano nel set, se viene a mancare una di queste componenti non c'è più, non c'è la magia, diventa soltanto un lavoro. Invece con l'ausilio di questi tre elementi diventa lavoro e passione, uguale successo.